Sesso veloce a prezzi modici nella storica Villa Pamphili a Roma. Gli agenti della Polizia di Roma Capitale, dopo giorni di controlli, hanno scoperto un giro di prostituzione maschile denunciando 6 persone, tra cui un seminarista. Stesso provvedimento è scattato per i clienti. Le indagini, nate dalle numerose segnalazioni dei cittadini, hanno portato a scoprire un via vai di avventori alla ricerca di sesso takeaway, offerto da 6 prostituti, tra i quali un seminarista. Quest'ultimo, grazie alle tariffe popolari che applicava, dai 20 ai 30 euro, era riuscito a garantirsi un compendio allo stile di vita religioso. Sono stati revocati gli arresti domiciliari a Luca Parnasi, l'imprenditore ormai ex amministratore della società Eurnova, arrestato lo scorso 13 giugno nell'ambito dell'inchiesta del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Il GIP Paola Tomaselli ha accolto l'istanza dei difensori di Parnasi, Emilio Ricci e Giorgio Tamburrini, disponendo l'obbligo di firme 3 volte a settimana e l'obbligo di dimora nella capitale per il costruttore che era agli arresti domiciliari dal 20 luglio scorso. Entro la fine dell'anno la Regione Lazio approverà il piano Lazio Green, che contiene 5 azioni per fare della nostra regione la prima in Italia per l'economia circolare e sostenibile. Il nuovo percorso green è stato presentato oggi dal governatore Nicola Zingaretti durante il forum Compraverde by Green 2018 al Salone delle Fontane dell'Eur. Tra le misure previste la delibera Lazio Plastic Free per mettere al bando la plastica dagli edifici pubblici regionali e il piano per la realizzazione di 100 bacini idrici. Un murale di 80 metri quadrati di Giacomo Balla è stato ritrovato dopo quasi 100 anni. È una scoperta eccezionale, quella avvenuta durante la ristrutturazione di una palazzina della Banca d'Italia in via Milano 24, all'angolo con via Nazionale, un tempo sede del Baltic Tac, il primo cabaret futurista attivo a Roma negli anni 20 del Novecento. Le pitture murali dal blu al rosso e il giallo, eseguite sulle pareti e sul soffitto del piano terra, incorniciano un rettangolo bianco che, con ogni probabilità, serviva a contenere uno schermo per le proiezioni cinematografiche che si tenevano nel locale. Che questa decorazione di Balla possa aver resistito al tempo ha del miracoloso, ha commentato il soprintendente di Roma, Francesco Prosperetti.